Coach, della partita contro Bologna, quello che mi ha colpito è stato la difesa soprattutto, che non è riuscita a trovare contromosse agli attacchi bolognesi. E anche chiaramente qualche errore clamoroso, soprattutto sotto canestro. Lei di questo ne ha parlato con il suo Ancora no, per ovvi motivi. sì. Comunque analizzeremo la partita. Quello che si vede, prima di guardare questi aspetti che sono importanti, è che eravamo in ritardo su tutto. Eravamo in ritardo su tutto, quindi è proprio quello che vi dicevo prima. Io dico che come allenatore dovevo far capire la durezza, pur conoscendo il fatto che abbiamo speso tante energie in queste 6 settimane, 7 settimane. E ho cercato tutta la settimana di far capire quando fosse importante, sottolineando che affrontavamo anche una delle squadre più forti del campionato e quello che ci dimentichiamo sempre è che un budget è nettamente superiore a quelli che noi, con cui noi abbiamo costruito la nostra squadra. Però questo non toglie appunto che possiamo migliorare. Siamo mancati nei recuperi difensivi in certi momenti, siamo mancati nella difesa in poste alto sui tagli in certi momenti, siamo mancati nella difesa sul lato debole dai tagli con la palla al post in certi momenti, siamo mancati nella difesa dal contropiede in certi altri momenti, siamo mancati nella considerazione che agli ultimi 3 secondi è più probabile che uno tiri da tre che non che uno penetri. Quindi questa è la somma dei piccoli errori che dicevo prima. Pur avendo subito un punteggio basso, però abbiamo concesso alte percentuali, per me questa è la difesa. Quindi non è che dico abbiamo fatto una gran difesa perché abbiamo subito poche volte, abbiamo fatto una cattiva difesa, ma ti ripeto, perché abbiamo aspettato che loro commettessero errori, non abbiamo fatto la nostra difesa che suscita errori. Coach, probabilmente anche proprio l'approccio alla gara non è stato dei migliori, si è sembrato una scandone un po' troppo soft. E poi un'altra cosa, come giustamente ha detto lei, non siamo riusciti a dettare il ritmo della partita, non Non ho capito. siamo riusciti a dettare il ritmo della gara, A a guidare gestire la gara. l'inerzia, certo. E poi non siamo mai riusciti a controbattere l'avversario, cioè loro ci facevano A le cambiare break. l'inerzia della partita. Sì, questo è dovuto a cosa? Fondamentalmente. Ma guarda, ti ripeto, io ho visto grande impegno da parte di tutti quanti, così come ho visto errore da parte di tutti quanti. Quindi anche quel discorso di essere soft, come dire, loro erano più reattivi di noi. Non è che noi siamo stati soft, erano più reattivi. E questo non è che voglio scomodare la sociologia, la psicologia o il coaching. Credo che possa essere l'idea che dopo aver giocato tante partite ad altissimo livello e affrontando una squadra più forte di te sulla carta, con 4 punti in meno in classifica, sembrava che loro dovessero sfidare noi. Voglio pensare questo, ma non ho, da un punto di vista dell'impegno, da rimproverare niente ai miei giocatori. Coach, conviene che la sconfitta possa avere anche un contraccolpo positivo sulla squadra, che forse si è sgravata di un peso che non le era proprio, quello del primo posto in classifica. Mi piace più pensare all'idea che ti ho detto prima, agli anticorpi. Cioè, ogni inizio di campionato, quando si diceva di cercare la vittoria in casa e fuori casa, quello è un anticorpo perché cominci a capire quali sono i valori che ti servono per giocare. E anche la capacità di gestire le varie fasi del campionato, vincenti, meno vincenti, vittoria, sconfitta, sono tutti anticorpi. Ecco, questo mi piace più. Cioè, mi piacerebbe sempre vincere perché poi hai meno problemi, sembra che hai meno problemi. Però se vi ricordate già da 3 settimane vi dico che quello che era sufficiente un mese prima non è sufficiente oggi. E quindi questo è lo step che dobbiamo fare, crearci un anticorpo. Che cosa significa crearsi un anticorpo? Essere per esempio ancora più esigenti in allenamento, giocare duro in allenamento, giocare più duro in partita. Però questo è un avvicendamento costante nella squadra di basket. Adesso lo dobbiamo fare noi. Qua non abbiamo mai parlato degli assenti, però quanto pesa l'infortunio da Chiol su questa squadra? La domanda mi fa piacere, ti rispondo prima al fatto che, ribadisco, do sempre più importanza a chi c'è. Però come sempre, alla fine è la nostra ala titolare che è assente nel nostro equilibrio. Però siccome penso che per crescere nella vita
non bisogna cercare alibi o giustificazioni, anche se possono essere importanti, come in questo caso. Mi piace più pensare che la squadra debba reagire in qualsiasi situazione, perché se creo questo anticorpo ho creato la cultura. E siccome credo che la vita, nello sport ci sia un metodo per fare tutto, se il metodo è quello delle buone abitudini, di non piangersi addosso, sei in grado poi di superare qualsiasi controversia, ma sei anche in grado di aggredire qualsiasi situazione. Coach, lei prima fece riferimento alla durezza, non è stato in grado di far capire la durezza della partita che serviva contro Bologna. Ora la Siena, sotto questo aspetto, il grado è sicuramente più alto, però sotto il profilo fisico sicuramente sono due squadre diverse. Più sporco il lavoro di Bologna, l'abbiamo visto anche con la complicità anche di qualche arbitro che non ha sanzionato qualche fallo ai bolognesi, invece la durezza di Siena si esplica in un altro modo, soprattutto in difesa. Siena è prima di tutto una squadra da Eurolega, quindi se vedete il gioco di Eurolega capite che fisicità, con quale fisicità si interpreta la partita, e quindi questo è quello che ci dobbiamo aspettare. Quello che aveva detto durante la settimana era di andare a Bologna non per fare solo la partita tecnica, ma per fare una partita da combattimento, nel senso sportivo del termine. Perché? Perché sta salendo, cioè ogni partita in più adesso sale la tensione e sale quello che è l'agonismo in mezzo al campo. Quindi finita la fase iniziale, adesso il campionato comincia a dare le sue regole e quindi noi dobbiamo fare lo step successivo per essere in grado di affrontare qualsiasi tipo di avversario su qualsiasi piano, a partire da quello fisico agonistico a quello tecnico.